Si tratta di una denuncia di una ragazza, di una minorenne, che sostanzialmente aveva cercato di, era rimasta incinta quando era ancora minorenne e aveva cercato di abortire, prima secondo le vie legali, nel senso che aveva tentato di abortire in strutture pubbliche. Poi, siccome era passato il tempo utile per l'aborto, diciamo, nei termini previsti dalla legge, si era rivolto ad una clinica, si è rivolto al dottore, questo medico, un ginecologo, che faceva aborti presso una clinica di Caserta, e aborti clandestini, cioè aborti anche oltre il termine previsto dalla legge per l'interruzione di gravidanza. Il medico le aveva chiesto una somma eccessiva, una somma che la ragazzina non aveva, di 6.000 euro, per cui nel momento in cui lei dice io non ce l'ho, non so come fare, le suggerisce la tranquillizza e le dice non ti preoccupare perché poi potrai far nascere il bambino per in un'altra clinica dove io pure lavoro, che è in San Giuseppe Vesuviano, e poi me la vedo io, non ti preoccupare, il bambino non entrerà nel tuo stato di famiglia e non ti sarà attribuito.